Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video andremo a prenderci, cambiamoci un po' la skin, diventiamo rocker oggi così. Ci prendiamo questa armatura tutta leggendaria, tutta gratis. Vi avviso subito che però bisogna essere a un livello avanzato del gioco. Certo, alcuni pezzi li possiamo prendere anche subito, però ce n'è uno in particolare dove ci servirà il doppio salto, che lo possiamo prendere a pacifica dal bisturi montandoci i tendini rinforzati. Questa armatura comunque, oltre a essere bella esteticamente, vedremo come prenderla con il massimo dei slot, così avremo ben 20 slot a disposizione per sbizzarrirci, per creare al meglio il nostro personaggio. Il primo pezzo lo prendiamo nel Watson, il gilet da rocker. Salviamo prima di prendere qualsiasi pezzo dell'armatura. E se il pezzo non ha i slot che noi vogliamo, ricarichiamo subito. Ad esempio, per il torace, per il gilet in questo caso, i slot massimi disponibili sono 4. A City possiamo raccogliere i stivaletti da rocker antiperforazione. I stivaletti hanno un massimo di 3 slot, quindi salviamo e ricarichiamo fino a quando non otteniamo i 3 slot. A Santo Domingo raccogliamo gli occhiali Aviator da rocker polarizzati resistenti ai graffi. Il massimo di slot disponibili sono 3. A Pacifica possiamo prendere la canotta da rocker in cotone con cuciture rinforzate. L'ultimo pezzo da rocker, i pantaloni, li possiamo prendere a City. Per raccoglierli ci servirà o il doppio salto o la forza 12 per aprire la porta. A sud di Night City possiamo raccogliere una fascia che si addice molto bene a tutto questo outfit da rocker. Possiamo raccogliere la fascia anche se non abbiamo finito la missione, quindi entriamo dentro e nessuno ci nota a quanto pare, a meno che non iniziamo noi a sparare, riusciamo a fare un bel zigzag e raccogliere la fascia tranquillamente. Resta dove sei! Questa me la paghi, cazzo! Ehi, cazzo! Non sparare! E dov'è? Ragazzi, ed ecco la nostra fantastica armatura, incredibile armatura perché è tutta leggendaria e con 20 slot disponibili per sbizzarrirci al meglio. In descrizione metterò un link al video su come è meglio distribuire i mod per avere un personaggio molto potente e molto equilibrato. Ed eccoci arrivati alla fine del video, spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Grazie a tutti ragazzi per la visione, vi auguro una buona giornata.